Ciao ragazzi, Andrea Unger e l'analisi tecnica. L'analisi tecnica funziona? Chi mi conosce sa che io faccio parte del comitato scientifico della SIAT, la Società Italiana di Analisi Tecnica, e quindi devo difendere l'analisi tecnica, sono a mia licenza, no? A parte scherzi. Il discorso è che c'è una visione sbagliata, a mio avviso, di quella che è l'analisi tecnica. Colpa anche nostra, ovviamente. L'analisi tecnica, gli analisti tecnici sono visti come quelli, spesso, quelli che tirano le righe sul grafico, no? O che tirano, mettono gli indicatori, via dicendo. Quella è una parte dell'analisi tecnica. L'analisi tecnica è evoluta moltissimo negli anni e comprende tantissimi aspetti, tra cui anche il trading quantitativo, tutto quello, la costruzione di algoritmi alla ricerca di trading system per, come si dice oggi, battere i mercati, fa parte dell'analisi tecnica. Quindi, pur mantenendo anche validi alcuni concetti di studio dell'andamento dei prezzi grazie alle tecniche che tutti conoscono, supporti, resistenze, indicatori, via dicendo, che però sono di difficile applicazione e richiedono comunque poi una componente discrezionale, innegabilmente, da parte dell'analista tecnico, quanto più è bravo, tanto più saprà usare quegli strumenti. Per quello che riguarda invece l'analisi tecnica come concetto olistico, bello olistico, questo diventa un campo che abbraccia tantissime sfaccettature. Quindi l'analisi tecnica funziona. L'analisi tecnica funziona perché comprende tutti i metodi numerici, che vuol dire con l'uso dei numeri, per studiare i mercati e per cercare di trarre delle indicazioni utili a operare. Per cui, per chi non l'avesse ancora fatto, date un'occhiata anche al sito della SIAT, ha dei contenuti validissimi, non ci guadagna niente personalmente, anzi pago pure la quota io, quindi è proprio una sciagura, però ci credo e i contenuti evolvono sempre, l'analisi tecnica è evoluta nel tempo e continuerà ad evolvere. Funziona, usatela pure, perché noi non siamo fondamentali, noi siamo in grado di capire, io perlomeno non sono in grado di capire le notizie di mercato, reagire. Invece l'analisi tecnica, con la teoria del prezzo che ascolta tutto, ci dà delle indicazioni che sono alla portata un po' di tutti. Per cui sì, mi sento di dire che l'analisi tecnica funziona. Ciao ragazzi! Ti è piaciuto quello che hai visto? Se vuoi rivedere aggiornato, iscriviti qui sotto e verrai avvisato prontamente quando c'è del nuovo materiale.